si è subito confidata con i giornalisti nei quali si è imbattuta, giusto qualche ora fa. Carlotta Mantovani si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e, come la stessa ha ammesso, mancava da troppo tempo e in effetti è vero. Eccola dopo tanto tempo sul settimanale Chi, con la figlia e anche con il suo fidanzato. Era ospite di un concorso ippico che ha luogo ogni anno nella capitale. Non si presentava più sugli spalti da tanti anni, probabilmente dalla scomparsa del compianto marito Fabrizio Frizzi, 1958-2018, il papà di Stella che oggi ha 11 anni ed è quasi una ragazza. Chi è invece il fidanzato di Carlotta Mantovani? Le foto punto era già stata avvistata varie volte, in compagnia del misterioso quanto affascinante uomo che era con lei e la figlia Stella alla competizione ippica tenutasi a Roma sabato scorso. Ma stavolta la rivista di gossip è riuscita a scattare foto che avrebbero di più da raccontare. Il suo nome resta ancora un bel mistero, ma è chiaro che lui sia francese. Ed è proprio in Francia che lei si era trasferita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dopo anni di dolore e di riservatezza per crescere al meglio la sua bambina in un piccolo paesino estero, Carlotta Mantovani è finalmente tornata in Italia per partecipare a Ballando con le Stelle 2023, dove è stata tra le concorrenti più amate. Ed eccola anche oggi qui, ma con il compagno che sembra in gran sintonia non solo con lei, ma anche con Stella. Sconfitti i tragici ricordi del lutto, la 41enne starebbe pensando di tornare per permettere alla figlia di iniziare il secondo ciclo scolastico in Italia, si legge. E lui le seguirà?